Contea di Jackson. Significa che siamo nei pressi della città di Jackson, giusto? Dovrebbero trovarsi a poche miglia da qui. Sei pronto a vedere il caro fratellone? Sono solo pronto ad arrivarci. Sei nervoso? Non so cosa provo. Porca troia. Porca troia. Che brutta fine che hanno fatto. Mischini. Cazzo è lavanda? Che brutta fine. È che in realtà mi è venuta la curiosità di andare avanti, ma dovrei anche staccare da un lato. Già è mezzanotte. È mezzanotte e mezza. Vabbè, niente, devo staccare qua. Vabbè dai, ci siamo salutati col bot. In tutti i sensi. Questa morta. Seguiamo il fiume. Ci porterà diretti da Tommy. Vabbè. Andiamo. Salviamo. Ok. Ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me. Spero che al solito vi siate divertiti, anche se in realtà non è esattamente un gioco in cui ci si diverta molto, però. Niente, vi aspetto alla prossima. Domani non so se ci sono, anzi domani mi sa che non ci sono sicuro. Quindi probabilmente ci rivediamo poi lunedì con Opera Omnia. E boh. Vi auguro una buonanotte e alla prossima. Ok. No, ogni volta qua mi dimentico i tasti. Ok, allora qui c'è qualcosa. Pista morta. Seguiamo il fiume, ci porterà diretti da Tommy. Andiamo. Ok, quindi devo scendere di qua. Cosa è successo tra voi due? Ciao Leia. Che vuoi dire? Tra te e Tommy. Non siete insieme, significa che è successo qualcosa. Abbiamo avuto una specie di discussione. No, lo sapevo. Riguarda cosa? Tommy vedeva il mondo in un modo, io in un altro. Ed è per questo che sono unito alle luci. Sì, la tua amica Marlene gli ha dato speranza. Questo lo ha tenuto occupato per un po', ma alla fine ha lasciato quella strada. È tipico di Tommy. Come è andata? Credo che le ultime parole che mi ha detto siano state: non voglio più rivedere quel tuo schifo di faccia. Ma ci aiuterà? Lo scopriremo presto. Beh, allora, di là si può passare. Conoscenza al tuo aiuto, raggiungeremo quel posto. Andiamo avanti. Devo stare anche attento a non perdere... non perdere roba. Wow, cos'è? Ma lì è una centrale idroelettrica. Ah, ecco appunto. Una centrale idropower? Usa l'acqua del fiume e la trasforma in elettricità. Come fa? Senti, so cos'è, ma non come funziona. Beh, easy. Ho
Non so se devo farlo, ma... Con questa siamo a metà. Okay. Se riusciamo a sollevare l'altra, passeremo. Ah, certo, perché devo alzare... Che mi fa alzare il ponte di... Ah, vabbè, easy. Va bene. Frecce, frecce. OP. Allora, aspetta. Minchia, voglio usare l'arco. Allora, coltelli, ok, lo rifacciamo. Kit, rifacciamo. Ok, poi qui. Distanza, modalità d'ascolto. Ecco, questo in realtà potrebbe essere interessante. Così almeno non faccio game over subito, cioè ho la possibilità di potermi salvare. E ho anche la possibilità di giocare un po' più aggressivo. Allora, vediamo da dove devo passare. Allora, io devo andare lì. Cioè, devo andare qui praticamente. E infatti. Andiamo di qua. Sì, ecco, perché qua possibilmente posso notare l'acqua è meno forte rispetto a lì. Però il problema è anche se nuoto. Dove cazzo vado? Troverò qualcosa. Tienti forte. Ah, ok, quindi mi sa che devo trovare qualche pedana. Beh sì, la domenica è uno dei giorni liberi col sabato, ma siccome non avevo un cazzo da fare, diciamo che tutto il programma del canale è già pronto. Cioè, devo soltanto caricare i video, ma è già tutto bello che è pronto. Un sacco di roba già che mi sono preparato in questa quarantena. Quindi il canale a secco non ci resta. Ah, ma forse è quella pedana? Vediamo. Ah, sì, mi serve. No, quella non è una pedana. Vabbè, mi sa che sott'acqua ci puoi andare? Ok. Vediamo cosa troviamo sott'acqua. Sali. Vediamo se troviamo qualcos'altro sott'acqua. Che sicuramente c'è qualcosa sott'acqua. Solo che lì la corrente è troppo forte, quindi non mi ci fa andare. Esatto, mi crea una sorta di muro invisibile. Ah, ecco, vedi? Qua c'è qualcosa. Ok, aspetta. C'è una casetta. Allora, sicuramente qua c'è qualcosa. Ah, eccola la pedana. Ok, trovato. Vabbè. Non la vado a prendere. Da qua non si può prendere, sarebbe stato troppo bello. Guarda come si è bloccato. Vabbè, sì. Deficiente.
Ok, Ellie, ora devi... Lo so, devo salire sulla piattaforma. Brava. Aspetta, giriamoci. Ma il problema è dove la scarico. Qua ci arrivo, penso. Sì, sì. Esatto. Dai, girala. Fai attenzione quando ci passi su. Ok. Che squadra. Sì. Chissà se non gli avessi dato il 5. Vabbè, però alla fine ci sta. Ormai sono diventati veramente tipo padre e figlia proprio. Ah, una fame. Lo so, anch'io. Giuro che farò il prossimo scoiattolo. Superiamo questo punto, poi cercheremo del cibo. Allora, aspetta. Se muoio di fame sarà colpa tua. Qua c'è qualcosa però. Entriamo? Non si può fare il giro. Dobbiamo attraversare la centrale. Ok. Vediamo se troviamo roba. Ah, qui c'è la mappa. Qua prendiamo robe. Che è un revolver col mirino? È il diavolo. Ma c'è un colpo solo però. Però questo da lontano mi aiuterà parecchio. Ok, però bisognerà aumentare la capacità. Perché un colpo solo alla volta. O aumento la ricarica della velocità. Qua è chiuso. Non azzardarti a prendere l'arma e dia alla ragazza di buttare la sua. Ellie. Dai, fa come dice. Ok. Ditemi che vi siete persi. Non sapevamo che il posto fosse occupato. Stiamo solo cercando di andare oltre. Oltre dove? Sono a posto. Cosa? Li conosci? Conosco lui. È quello stronzo di mio fratello. Ah. Tommy. Minchia, com'è cambiato. Porca troia. Come stai, fratellino? Cristo santo. Eh già. Fatti guardare. Cazzo se sei vecchio. Ehi, succederà anche a te prima o poi. Questa è Maria. Trattala bene, lei... gestisce le cose qui. Signora, grazie per non avermi sparato. Sarebbe stato imbarazzante, visto che sei mio cognato. Giustamente. Beh, prima o poi ci caschiamo tutti, no? Ellie, giusto? Sì. Cosa vi porta qui? È una lunga storia. Perché non parliamo dentro? Sì. Hai fame? Sto morendo. Però a questo punto io ero curioso di andare a vedere cosa c'era dall'altro lato, cazzo. Perché c'era una stradina là sotto. Falso allarme! Sono amici. Ci hanno attaccati. Ci sono molti banditi in quest'area. Stai tranquillo per qualche giorno. Cosa diavolo ci fai qui? Pensavo che fossi a Jackson. Sto cercando di riattivare la centrale. L'avevamo fatta ripartire, ma una delle turbine è andata. Vabbè, abbiamo l'elettricità, Joe. Avevamo.
La rimetteremo in moto. Incredibile. Avete dei cavalli? Ne abbiamo un sacco. Bellissimo. Ehi, Tommy, dammi una mano qui. Scusate, torno subito. I cavalli, fighissimo. Posso? Sì, certo. Gli piace se gli tocchi le orecchie. Ma hai cavalcato uno? Veramente sì. Che bellezza andare in giro con i cavalli. Dopo possiamo fare un giro con lui. Sarebbe bello. Aspetta, qua c'è un dialogo. Mi era apparsa la cosa del dialogo. Eccomi. Grazie, Tommy. Figurati. Bene, continuiamo il giro. Fagli dare la sculacciata? Ah, no. Immaginavo di dare la sculacciata. Stai qui. Non dovevi tornare indietro stamattina. Aspetto che Hauser e i ragazzi mi diano il cambio. Non c'è problema, vai a casa della tua famiglia. Un calcio. È solo per un paio d'ore, resisto. Bene, beh, vacci piano. Allora vedi come sono organizzati qua. E hanno tutto fighissimo. Certo, giustamente hanno una sorta di roccaforte praticamente. Beh sì, i cavalli si danno le sculacciate. Fagli andare Maria, più veloci. Dimmi. Qui sala di controllo, Steve sta per riavviare, vuoi venire a controllare? Io mangio con Ellie. Tocca comunque a me. Vado, vengo con te. Vai con Maria e mangia con te. Joel. Dai, Ellie, lasciamo andare i ragazzi. Sto mandando Tommy, aspettate. Dai. Sarà la sesta volta che cercano di riattivare le turbine. Siamo qui solo da una settimana, ma sembra una vita. Ho qualcosa per te. L'anno scorso sono andato a casa, in Texas. La nostra roba era stata tutta rubata. Beh. Quasi tutta. Mi dà qualche ricordo di sua figlia. Ecco. È consumata, ma è ancora bella. Immagino. No, grazie. Sicuro, cioè... Ho detto no. Come no? Ok. La conservo per te. Tommy, ho bisogno di parlarti. In privato. No, non gli dire sì, di Ellie. Ok. Fammi controllare i ragazzi. Forza. Cioè, se gli dici che Ellie è immune, succede un casino. Cioè, perché loro non ci crederanno mai. E li sbattono fuori. Però d'altro canto è suo fratello, cioè come fa a non dirglielo? Cioè, deve dirglielo per forza. Non so cosa hai sentito dire, ma dovresti vedere la città. Siamo più di 20 famiglie ora. Maria e suo padre hanno fondato questo posto per renderlo autonomo. Ci sono coltivazioni e bestiame. Ricordi che pensavamo che fosse impossibile vivere così? Beh, noi lo stiamo facendo. Come fate a difendervi? Gli adulti fanno la guardia lungo il perimetro. C'è anche un recinto elettrificato quando la centrale è in funzione. Dovete ancora occuparvi degli infetti, però. Chi non deve? Ma è il mondo in cui viviamo. Forse non deve essere così. Parli come Marlene. Qua cosa c'è? Anche io sto maledetta abitudine di girovagare a caso. E che mi piace esplorare, non ci posso fare niente. Vedi? Qua c'è un fumetto? Cioè qua ci sono persone, vedi?
Sei di nuovo qui? C'è la cosa, la torretta. Figata. Proprio una roccaforte a tutti gli effetti, no? Si sono fatti il loro... qua si può salire. Munizioni. Ah no, la scala è dall'altro lato. Pensavo si potesse salire. Ehi, bello. Oh, quelle bacli. Non è proprio un cane. Ma che bravo che sei. È utile averlo in giro. Aumenta il morale. Ecco, vedi sempre dietro gli angoli, controllare. Qua non si può passare. Oh, dai, vabbè, fammi vedere. Che è sta cosa? Ah, ecco, vedi. Alcol. Band. Mi sembrava un pannolino, mi sembra. Questi due geni riattiveranno la centrale. Forse stavolta ci siamo. Io mi fotto tutto quasi. Non ci credi? Io non ho detto niente. Scommetto che funziona. Certo, fai anche due. Siamo quasi pronti. Devono solo riattivare lo scudo. Non c'è fretta. Ah, ecco, banco da lavoro. Bene, al lavoro. Allora. Ah, le armi le abbiamo sbloccate tutte, vedi? Ah, no, ce ne manca una. Allora, vediamo cosa posso fare qui. Ecco, vedi, velocità di ricarica non sarebbe male. Però vedi qua giustamente la capacità strumenti livello 4. Vabbè, allora però non aumentiamo questo. Penso che sia una cosa utile. Ricaricare più in fretta con un proiettile solo. Dai. La velocità di ricarica è la cosa più importante. Più sei rapido a caricare, meglio è. Anche la velocità di fuoco è importante. Però se già possiedi 5-6 colpi, diciamo che è difficile sprecarli tutti in questa modalità. Mentre invece la ricarica penso che sia importante. Vabbè, sì, facciamola tutta tanto. Ok. Andrà più che bene. Lo so, figlio mio. Figlio mio, oddio. A sinistra, attenzione! Ok, bene. Passala, perfettamente. Tommy è arrivato, siamo pronti? Dammi un secondo! Ok, pronti! Pronti? Avanti, vai! Ci siamo! Io scoppio tutte cose. E vai! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Ottimo lavoro, ragazzi! Qualcuno pensi a dare a Maria la buona notizia? Beh, hai visto? Tu, no? Il suo marito. Impressionante, no? Mi devi 2 milioni di dollari. Ok, Joel. Andiamo a parlare. Ah, là ho visto qualcosa. Ah, vabbè, un mattone. C'è un mattone. Però vedi, tutti questi mattoni lasciati qua in giro a me non mi danno una buona impressione. Perché se ci sono i mattoni vuol dire che noi da qua dobbiamo scappare ammazzando a tutti. E non è una bella cosa. Non è una bella cosa. Piastrina delle luci. Non è affatto una bella cosa. Ma qua? Non si può andare, credo.
lo so, un brutto presentimento. Qua finisce tutto in vacca. Allora, appena gli dice che Ellie è stata morsa e che è infetta, qua impazziscono tutti per l'amore di proteggere tutto ciò che hanno costruito. Ma è davvero un bel gruppo qui. È gente a posto. Qui hanno una seconda possibilità. Qui l'abbiamo tutti. Perché hai lasciato Boston? Sono finito in una bella avventura, fratellino. Suppongo c'entri qualcosa la ragazzina. C'entra del tutto quella ragazzina. Beh, racconta allora. È immune. Immune a cosa? L'ho vista, lo so, l'ho vista respirare tante spore da battere 20 uomini. Ma niente, neanch'io ci avrei creduto. Ma posso dimostrarlo. Va bene. Ci credo. Ma perché proprio qui? Dovevo consegnarla alle luci. Ma visto che quelli sono i tuoi uomini, Dio, potresti finire tu il lavoro e tenerti i soldi. Non vedo una luce da anni. Ma sai dove sono? Non ti chiedo molto, Tommy. Mi serve solo qualche pezzo per continuare sulla mia strada. Cosa ti fa pensare che lo farei per te? Questo non è per me, Tommy. È per la tua maledetta causa. La mia causa è la mia famiglia ora. E quello che mi chiedi non è una cazzo di passeggiata. Cristo, dai! Chiedi a Maria di farlo fare a qualcuno dei tuoi Anche nuovi amici. Anche loro hanno una famiglia. Tommy, ne ho bisogno. Ti servono i pezzi. Ok. Ma non mi prenderò in carico la ragazzina. È così che vuoi ripagarmi, eh? Ripagarti? Per tutti gli anni in cui mi sono preso cura di noi. Preso cura? È questo che credi? Quegli anni non mi hanno portato altro che incubi. Tu sei sopravvissuto grazie a me. Ne è valsa la pena? Ti porto la cura per l'umanità intera e tu reciti la parte del fratellino che frigna. Non siamo più a Boston. Se mi metti di nuovo le mani addosso, non farai una bella fine. Che cazzo succede? Ci stanno attaccando. Ti ricordi ancora come si uccide, vero? Sì. Sono peggio. Banditi! Ecco, non lasciatemi entrare nell'edificio! Ma che hanno tipo il giubbotto di proiettile? Finito i colpi. Ok, headshot. Che cazzo sono? Cosa? Sopravvissuto. Col joystick mi viene troppo male. Minchia. Ah!
finestra di mezzo. Ma come cazzo sono entrati? Avete visto qualcosa? Ci vediamo. Andiamo al ponte. Dei banditi entrano nell'edificio. Potete uscire di lì. Siamo in trappola. Veniamo a prendervi, restate. Ali, nasconditi. Maria, merda. Minchia, un'ascia. Addirittura. Avevo detto che bisognava uscire sparando tutti qua, ma non pensavo fossero i banditi addirittura. Se tastiera mi sarei divertito troppo. Che cazzo è? Ma che mi sparano attraverso i muri? Ma cazzo sono cambiato? Non so come mi ha preso, però ok. Ma che cazzo? Vabbè, sì. Che madonna, giocare col joystick è una merda, questi giochi. È una merda. Proprio una merda. Cioè, come li possono progettare con i joypad una cosa del genere? Cioè, gli lancio pure io le granate qua. Tieni gli occhi aperti! Sbrigati! Scusa, ma non si possono cambiare? Non c'erano le altre bombe? È un kill giusto con questa pistola, però chi è che manca? Forse quello qua sotto? Ce la fai o no? Più
Cioè, puoi dire munizioni zero. Manco due munizioni c'hanno questi. Ecco. Vediamo se là sotto ci sono munizioni. Tu non ne hai. Ok, manco per il cazzo. E già non ne danno ora, è modalità normale. Cioè, poi tu te le immagini a difficile o realistico cosa... Coprimi! Prendiamolo! Viene malissimo, è inutile. In mezzo alle gambe. Questo è troppo da vicino da usare. Guarda. Ma cazzo sono? Buongiorno. Là erano loro, mica io gli sparavo. Lol. Io che sparavo a loro. Tutto ok? Sì, sto bene, sto bene. Joel. Oddio. Oddio, arrivavano da tutte le parti. Poi Maria ha detto dobbiamo scappare. Ehi, ci siamo tuffati dietro. Senti, i tavoli. È un tipo enorme. Piano, piano. Ascolta, ehi, ehi, sei ferita? No. Porca troia. Ti devo parlare. Assolutamente no. Digli di trovarsi qualcun altro. Maria, non puoi lasciarmi in questa situazione. Hai idea di quanti uomini abbiamo perso oggi? Che sta succedendo? Litigano per colpa mia. Ne parliamo dopo. Ti ha detto dov'è il laboratorio? Ehi, ne parliamo dopo. Dove? Ah, ci vuole andare lui. E divento anch'io una di quelle vedove, ok? Io devo farlo. Non so cos'altro dire. Bene. Maria. Oddio. Tu. Grazie, sarà Cucchia, per il follow. Colpa tua, dovesse succedergli qualsiasi cosa. Ti è riconoscente, sai? Sì, lo so. Porterò la tua ragazzina alle luci. Non devi preoccuparti. È meglio per tutti. Forse stavolta potrebbe andar bene. Devo parlare con Ellie. Direi. Ripeti, non ti ho sentito. Joel! Cosa, che c'è? La tua ragazzina ha preso un cavallo ed è scappata. Cazzo, da che parte? No, vabbè.